Cesenatico in Riviera. Il rapporto con la città è molto buono. Il pescatore vive più con la sua città, cioè con nel quanto il comune organizza queste manifestazioni come il Pesce Fa Festa, come Azzurro come il Pesce, e noi siamo sempre presenti anche quest'anno con il nostro stand, diamo da mangiare a 6.000 persone. Prendi la tintarella, bambina bella, lasciati baciare. Aspetto a Cesenatico, è una canzone che negli anni 70 veniva considerata quasi l'inno di Cesenatico. L'ho vissuto questo primo imbarco al dodicenne con entusiasmo, perché ero talmente preso dal mare, essendo i miei genitori, i miei fratelli tutti pescatori, perciò anch'io avevo preso questa passione per il mare che per me era una gioia. Andavamo, non avevamo gli ecoscandagli, non avevamo i radar, non avevamo tante cose da poter trovarsi. Adesso invece si può dire che è quasi uno spasso andare in mare. Il mosso faceva tutti i servizi della barca. Persino a quei tempi, se c'era un anziano, ti chiedeva: vammi a prendere la pipa, vammi a prendere un bicchiere di vino. E allora il mosso faceva quel compito lì. E alla notte lo lasciavano dormire. Noi abbiamo cominciato da ragazzini, era così, cioè per 2 o 3 anni te la parte non la prendevi, prendevi una quarta di parte, poi mezza parte e poi 3/4 di parte fino alla parte, e la prendevi solo quando l'equipaggio decideva che eri maturo, che avevi imparato abbastanza bene questo mestiere. Quindi non era facile, eh? Ci voleva del tempo, non importava se avevi 15 anni o 30 anni, se non eri capace dovevi star lì e imparare. E chi decideva proprio tutto era il capitano, perché era lui quando si andava in mare e logico quando era il momento di ritornare. Nel conto che rimaneva, quei pochi spiccioli li davano al ragazzo, però ti davano in compenso, tutti i giorni che venivo a terra, ti davano la cena, il pesce da portare a casa per mangiare. Quello sì. Era una vitaccia nel vero senso della parola, perché tutto si faceva a mano, con sia le vele che le reti che venivano calate e tirate a bordo a forza di braccia, insomma, ecco. Senza radio, senza, avevamo una bussola, avevamo lo scandaglio a mano e l'orologio. Quello era tutto quello che avevamo, strumenti. Un giovane dico, come mi è capitato a me, di provare questo mestiere, perché alla fine io non mi sono mai pentito, perché non farei cambio con nessun altro mestiere. Io amo il mio mestiere. La pesca di posta, che è quella che faccio io, è la seppia, la lumachina, è la rete d'imbrocco, è comprensiva di varie tipologie di pesche messe assieme. La pesca delle seppie avviene con delle trappole, chiamiamole così, che si chiamano cugulli. Salpo mano a mano questi cugulli, uno per uno, ne ho una quantità da salpare ogni giorno. La seppia sta attorno al cugullo perché lei viene si avvicina a riva per depositare le uova. Lei vive lì attorno, lei sta sempre lì perché il filare di cugulli rimane sempre nella stessa posizione. Quando lei trova questo appiglio,
Lei rimane lì, le seppie insomma in branco rimangono attorno a questi filari di cugulli e depositano le uova e ogni tanto ci rimangono intrappolate e noi le raccogliamo. Praticamente funziona così, insomma. Siccome il mio nonno era un pescatore, ma mio padre no, io poi ho ripreso questo mestiere di famiglia, diciamo così, proprio perché mi piaceva l'ambiente. Io abitavo sul canale, la mia casa, vedevo i pescatori uscire, entrare, andavo a dormire sulle reti, facevo queste cose da ragazzino, mi è rimasto dentro. E quindi ho intrapreso la vita del mare appena ho potuto andare a lavorare, cioè a 15 anni all'epoca. Usciamo appena sorge il sole, però rientriamo verso mezzogiorno, la una del pomeriggio, siamo già di rientro. Non sono tante le ore, ma è un lavoro molto di schiena, molto fisico e di spalle soprattutto. Quindi quando hai fatto 6-7 ore di lavoro, insomma, è sufficiente. Ah, la nostra giornata tipo comincia dalle 3 alle 4 della mattina, usciamo alla ricerca dei banchi di pesce azzurro e fin quando più o meno non finiamo una richiesta che ci fa il commerciante, stiamo in mare, che può essere fino alle 4, alle 5, alle 3, alle 4 del pomeriggio. Dopo andiamo in porto e prepariamo per la spedizione. Noi facciamo principalmente pesce alici e sarda o quello che può essere pesce azzurro, dipende dalle stagioni, un po' di sgomberi, un po' di suri, dipende sempre dalle stagioni e da quello che ci dà il mare.
se uno era capace, che affrontava bene il proprio lavoro, con voglia e con coraggio, si era in partecipazione, si prendeva una parte. Quindi praticamente era già una paga di un operaio. E quindi per mandare avanti la famiglia ho dovuto imparare ad andare in mare. E tornerei indietro e lo farei di nuovo. Nel freddo, nebbia, roba, ma io nel mare, per me, alla mattina, quanto mi alzo, quanto esco, sia che è freddo come quanto è caldo, per me il mare è la mia vita. Per me la pesca è la vita. Infatti io ho 74 anni, potrei stare a casa benissimo, ma a me se mi portano via il canale, quando vengono a terra i figli, io sono una persona morta. Io vedo l'aurora tutti i giorni e poi cioè, il pescatore deve andare alla pesca, un altro vivere, un altro vedere, altre emozioni secondo me. Ti rimane la passione, questa passione ti rimane sempre, non la puoi dimenticare. Una volta tutto era più lento, ma le cose da fare erano di più. Una volta tutto era più duro e le mani facevano la maggior parte delle cose. Ah, tante cose sono cambiate. Tante facce si sono alternate e tante maree si sono susseguite. Il mare e il suo profumo, quelli non sono cambiati. Il mare e il suo stregarti, rapirti e portarti lontano, là dove solo il rumore del vento e delle onde ti tiene compagnia. Un pezzo di cuore in mare, l'altro sulla terra, in attesa. Un ritmo che ogni giorno si ripete, inesorabile senza sosta, fatto di voci che gridano. Amare! Quante volte lo senti dire? E ogni volta quando sbarchi non vedi l'ora di risentirlo. Amare! Così si dice, amare.